Ospite del nostro telegiornale, oggi è il direttore generale della Presidenza del Consiglio, Francesco Tuffarelli. Salve direttore, senta, ma la domanda iniziale, insomma, da parte di chi ha a cuore il settore della logistica e dei trasporti, insomma, è scontata. Ce la faremo a presentare tra febbraio ed aprile questo recovery plan? Ma sì, ce la faremo. Noi siamo perfettamente nei tempi, nel senso che, appunto, come lei ha giustamente detto, la finestra si apre a metà febbraio e noi abbiamo soltanto iniziato molto prima perché fra luglio e agosto, molto opportunamente, il ministro Amendola, su incarico del Presidente del Consiglio, in CTV e poi nel Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, ha ritenuto di fare una prima importante scrematura di tutti quelli che erano i piani. Anche quelli che riguardano voi, evidentemente, sulle infrastrutture che tutti i ministeri avevano. Questo lo ritengo, tra l'altro, una cosa particolarmente opportuna perché quando arriva una grande immissione di denaro, evidentemente la prima cosa da fare è verificare tutto quello che negli anni non è stato fatto e perché non è stato fatto. Chiaro ed evidente che quelli che sono i progetti che sono passati o di moda oppure che ormai sono vecchi vengono stralciati in questa fase. Ma questo come a casa sua, se le arriva una grande immissione di denaro, lei pensa insieme a sua moglie a quelle che sono le cose che non avete fatto. È chiaro che probabilmente il box del bambino, se il bambino ha 25 anni, ormai è un programma esaurito. Però, direttore, ecco, lei ha parlato di famiglia. Bene, ora il governo mi sembra che sia una famiglia dove, insomma, gli umori non sono eccezionali. Insomma, tutto questo lavoro che è stato fatto rischia di essere compromesso quando i coniugi e direi anche i vari parenti stanno litigando? Ma in realtà i progetti, come naturale che siano, sono in mano alle amministrazioni, sono in mano ai direttori generali, ai colleghi dei ministeri, che sono quelli che nel tempo li hanno visti, li hanno concepiti, li hanno coperti economicamente e li hanno concordati anche negli incontri bilaterali con gli altri ministeri. Quindi oggettivamente non penso che ci sia questo rischio. È chiaro che per una trattativa più serena, più sereno è il clima del governo e più le cose vanno bene, ma in realtà non è che questo momento un po', diciamo, di turbolenza è un'esclusiva italiana. In una serie di altri paesi si sta andando a votare, sono caduti i governi. Insomma, ecco, quello che io vorrei dire è che si lavora anche nel momento in cui ci sono delle turbolenze governative. Questo, io ho 36 anni di servizio e questo è il mio 26esimo governo. Segno che in questo paese le turbolenze sono abbastanza frequenti. Insomma, se noi dovessimo fermarci ogni volta che ci sono delle crisi di governo, qui andremo avanti a salti in una maniera non concepibile e, tra l'altro, non rispettosa nei confronti degli italiani. Direttore, come ho detto precedentemente in apertura, la Commissione europea venerdì scorso ha tracciato e diffuso le linee guide definite e aggiornate per i piani, per la realizzazione dei piani, dove vengono definiti in maniera più rigorosa gli obiettivi per le transizioni digitale ed ecologica. Ecco, questo comporterà ulteriori problemi tecnici nella redazione del piano, dovete fare delle modifiche? Questa è una domanda che mi consente anche di fare abbastanza chiarezza, nel senso, allora noi abbiamo iniziato a fare i progetti quando l'Unione Europea aveva dato le linee fondamentali, ma non aveva ancora fatto la sua scheda, tant'è vero che la prima scheda la elaborò proprio il Dipartimento degli Affari Europei e i progetti vennero fatti su quella scheda. Poi la scheda coincideva in gran parte quando la Commissione ha fatto uscire la sua e quindi non abbiamo avuto grandi problemi. Però noi dobbiamo ricordare che un'Europa più connessa e un'Europa più verde è già il drive che noi abbiamo per il QFP, cioè il quadro pluriennale. E quindi sostanzialmente è un drive che noi conosciamo. I tavoli di concertazione per il QFP noi li abbiamo chiusi addirittura a fine 2019. Quindi i due drive sono simili. Poi le risorse vanno allocate su progetti differenti. Oltre a questo, noi non abbiamo solo questo drive. Noi abbiamo anche il drive che sono le considerazioni che la Commissione ha fatto su di noi negli anni passati, quindi le raccomandazioni che ci ha dato. Il PNRR è il combinato disposto di quelli che sono i progetti elaborati su quei due drive che abbiamo evidenziato
e le raccomandazioni del 19 del 20. In questo momento noi siamo perfettamente in linea. Ora è chiaro che alcuni altri paesi hanno dei momenti diversi, sono andati più veloci o più lenti, ma dobbiamo considerare anche che noi siamo il paese che ha più risorse e più risorse da parte dell'Unione. Molti altri paesi hanno dei piani nazionali che sono costituiti in gran parte da risorse nazionali. In quel caso l'elaborazione è evidentemente un po' più semplice.